Anch'io qui l'autocertificazione, perché oggi è la prima notte di coprifuoco per Roma e per il Lazio. Però l'argomento è solo uno, però volevo cominciare in modo un po' diverso, anche perché, come ci dice ogni tanto la VAR, ci sono tanti bambini che guardano questo momento. E allora volevo cominciare dicendo che 100 anni fa è nato Gianni Rodari, proprio il 23 ottobre del 1920, e tra le tante cose che hanno con la nostra infanzia abbiamo letto, abbiamo amato, io ho amato moltissimo, per esempio, Le avventure di Cipollino, vabbè, insomma, le favole al rovescio di Gianni Rodari. C'era una volta un povero lupacchiotto che portava alla nonna una cena in un fagotto, e in mezzo al bosco, dove è più fosco, incappò nel terribile cappuccetto rosso, armato di trombone come il brigante Gasparone. Poi Rodari diceva: inutile che vi dica com'è finita. Poi andava avanti, Biancaneve e Bastona sulla testa, i nani della foresta. Immaginiamoci: la bella addormentata che non si addormenta, il principe che molla Cenerentola e si butta e sposa una delle sorellastre, la matrigna felicissima. Insomma, Rodari aveva previsto il nostro mondo di favole alla rovescia, dove quelli che si presentano come Robin Hood, i populisti sono un po' tutti Robin Hood, che fanno? Dicono che vogliono ridare ai poveri, invece rubano ai poveri e danno ai ricchi. Questo è un altro fumetto, però no, è Super Ciuc di Alan Ford, faceva così, mi correggi se sbaglio. Insomma, è un mondo dove le bugie che prima si nascondevano, ora addirittura si proclamano. È un mondo dove la realtà diventa reality, che assomiglia molto alla realtà, ma non è la realtà, è esattamente il contrario della realtà. Questa settimana ci sono tre favole al contrario, perché sembrano proprio assurde, un po' come Cappuccetto Rosso che aggredisce il lupo. Davide Casaleggio si incazza col Movimento 5 Stelle, dice che lui doveva fare il ministro, e poi la piattaforma Rousseau fa sapere che gli stati generali del Movimento 5 Stelle non si possono fare online perché dicono potrebbero registrarsi falsi profili, potrebbe registrarsi la stessa persona con profili diversi e addirittura potrebbero iscriversi e partecipare i giornalisti. Quindi siamo dentro a una favola alla rovescia. Due. Il vecchio Biden potrebbe battere Trump, un uomo anticomunicativo, fragile, piuttosto in difficoltà, piuttosto impacciato. Ieri, durante il faccia a faccia, a un certo punto ha guardato l'orologio, che proprio il gesto non si deve mai fare quando sei in televisione. Potrebbe battere l'onnipotente Trump. Certo, c'è da dire che questi due candidati tutto rappresentano fuorché la nuova America in termini demografici, gli ispanici, gli afroamericani, le donne, ma insomma, vediamo che succede. Terza favola alla rovescia, il Papa parla e dice che le persone omosessuali hanno diritto alla famiglia, sono figli di Dio e hanno diritto a essere coperti legalmente con una legge sulle unioni civili. Questa non è una favola, è successo veramente, l'ha detto Papa Francesco, ed è una bellissima realtà. Invece la brutta favola al rovescio che stiamo vivendo, e qui vengo al tema di cui parliamo tutti da mesi ormai, sono i numeri di oggi. Ci sono più 19.413 positivi, che sono circa il doppio di una settimana fa. Sono 10.549 ricoverati, più 637, oltre 1.000 in terapia intensiva e 91 i morti. Il Presidente del Consiglio Conte, il DPCM, viene licenziato domenica, assicura che la situazione è critica, ma che si può controllare. Poi lo ripete anche mercoledì al Senato e poi giovedì alla Camera. E continua a dire coraggio, determinazione, siamo stati un modello. A un certo punto ha detto: non dico che siamo l'unico paese, il primo paese al mondo per numero di tamponi nelle scuole, non lo dico per somma prudenza, ma sicuramente siamo uno dei primi al mondo. Poi in quel DPCM c'è stato il giallo della parola sindaci sparita durante la notte, con il favore delle tenebre.
nel frattempo sono passate solo 48 ore e la situazione si è drammaticamente aggravata. Oggi De Luca, presidente della Regione Campania, ha mostrato l'attacco di un uomo di 37 anni, polmoni bianchi, quasi spariti. Ha detto che siamo a un passo dalla tragedia, ha evocato morti, bare, insomma, richiudono le scuole, si pensa a un coprifuoco perché già si prepara il prossimo DPCM, un coprifuoco che metterà in lockdown tutta l'Italia forse dalle 21, l'invito a uscire da casa solo per andare a scuola o per andare al lavoro, i negozi chiusi durante il fine settimana e di nuovo la responsabilità privata, cioè non toccatevi, non abbracciatevi, non baciatevi, non andatevi a trovare neanche tra intimi. Le condotte sociali e ricreative, ha detto Conte al Senato, e ha detto abbiamo vinto la prima battaglia. E qui c'è l'idea effettivamente che abbiamo tutti forse un po' attraversato, ma molto anche le classi dirigenti, che la battaglia in fondo fosse vinta. Oggi c'è stato il caso di un libro del ministro Roberto Speranza, tra l'altro uno dei più prudenti di tutti, che ha scritto un libro che si intitolava Perché guariremo, per fortuna c'era il futuro, ma insomma è stato considerato poco opportuno farlo uscire in queste giornate, perché il Covid, per le classi dirigenti, per i politici di maggioranza, di opposizione, qui non faccio distinzioni. È un falò delle vanità, è un falò delle ambizioni. E a dire la verità è stato un politico sconosciuto, io non l'avevo mai sentito nominare e voglio concludere con le sue parole, un politico spagnolo che si chiama Esteban González Pons ed è un uomo del centrodestra, del Partito Popolare Europeo, che è intervenuto al Parlamento di Bruxelles mercoledì e ha detto: "Nessuno di noi passerà alla storia, il coronavirus invece sì. Lo trattiamo come un problema che non abbiamo più. Come facciamo a essere così irresponsabili? Noi politici continuiamo a confondere la realtà con i nostri desideri, continuiamo a produrre reality", che tra l'altro è il titolo di un bel libro di Giuseppe Genna. "L'incubo non finirà se non lo trattiamo come l'emergenza sanitaria, sociale e economica che è". Insomma, come diceva Gianni Rodari, siamo nel bosco dove tutto è più fosco, ma per uscirne dobbiamo almeno smettere di raccontarci delle favole.